Buonasera, salve a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video dell'ammalatissimo me. Questo sarà il secondo episodio dei i sogni di me, di Fefo. Questo sogno che ho fatto è da più o meno un bel po' che va, come si dice, avanti. Mi presente che c'è gente che riesce a continuare i sogni. Io ce l'ho fatta con questo, ed è tipo questo sogno ancora sono riuscito a continuarlo da quello vecchio fino a oggi. E come avete visto, c'ho questo cappello che sì, come vedete, è un cappello di Jotaro. Infatti, questo che pesa pure. Questa, poi c'è qui c'è. Sì, è questo. Ma perché c'ho questo cappello? Perché sarà importante per il sogno. Adesso partiamo con l'introduzione del sogno. In pratica, io sogno questo sogno, guardo sulla sveglia non c'è scritta l'ora, c'è scritto il giorno, 1 aprile. Quindi mi sveglio, sono in camera mia, la camera è completamente buia, tipo una stanza completamente nera, c'è solo il letto, un comodino con la sveglia che non c'è nella stanza. Vado verso la porta che è in pratica un rettangolo luminoso, ci vado, la apro, anche se vedo un rettangolo luminoso, io apro, dovrebbe essere già aperto, c'è una scatola, quella lì che fa il tu 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 e esce il mostriciattolo che fa paura. A posto di uscire il mostriciattolo che fa paura, io vedo una luce potentissima uscire e il frame dopo sono io per terra. Ma poi, nel sogno successivo a questo che l'ho fatto il giorno dopo ovviamente, scopro che la cosa che mi ha colpito dalla luce è una freccia stand. Adesso vorrei capire il mio cervello cosa pensa, non lo so. Adesso passiamo al sogno numero 2, perché questo era l'uno. Il sogno numero 2 è ambientato durante la gita di Milano, di Napoli, voglio dire. E per chi non avesse visto il video di Sopravvivo a Napoli, nelle schede, non lo so dove sono. Io ho detto dal 3 al 5 aprile. Perché è questo il coso del sogno. Ma il 5 aprile, qui c'è solo il 5 aprile, il primo e il secondo sogno. In pratica sono io in questa stanza d'albergo e sto combattendo contro Task Act 4 col mio stand che è completamente censurato, non so cos'è. Io sto combattendo, sto per morire, entra una persona nella stanza, viene colpita da una freccia, io svengo, l'altra persona sviene, ma io vorrei sapere come faccio a sapere che la persona è svenuta se io sono svenuto prima di essi. Il coso con Task Act 4 scompare sotto il letto. Ah, nel combattimento ci sono. Tipo, io sono davanti a una finestra che ci vedo delle luci venire. Allontano i miei compagni di stanza che vorrei sapere chi sono. Prendo un materasso, poi sto così con lo stand che mi aiuta e a parare un'auto con un materasso. Questo è il combattimento. Poi arriva Task Act 4, lo combatto e poi quello che ho detto. Beh, adesso io vorrei sapere, cervello del cazzo, come fai a pensare queste cose? Beh, Jojo palesemente so perché nel sogno, perché sono fissato porco di quel dio. Ma adesso continuiamo col terzo sogno. Perché tu dici, ah, ma questi sogni sono brevi, come fai a farli così poco? Testa di cazzo, io dormo 2 ore a notte. Scherzo, dormo 8 ore al giorno. Poi il terzo sogno è il 6 aprile, sono in ospedale dopo il combattimento con questo stand. C'è una ragazza che viene a trovarmi in ospedale, che a me è. Non mi ricordo più chi è. Però è tipo. Basta, non mi ricordo nient'altro. Che bello. In pratica questa persona possiede Killer Queen. Insieme a un altro ragazzo che non mi ricordo chi è. Usano Star Platinum. Allora, voglio fare questo video, verrà cancellato. Mettiamo la E. Perché il femminile plurale finisce con la E. Il maschio è Mister, lo chiamo Mister, il primo maschio, perché è interessantissimo. E Mister possiede Star Platinum. Questi due combattono con Task Act 4 che è venuto nell'ospedale per uccidermi. Interessantissimo. Poi il sogno finisce. E quindi ne faccio un altro. 2 settimane dopo. 7 aprile mi sembra che è. Siamo a casa di un'altra persona, che è una donna, credo. Che, visto che voglio che questo video sia sessista, diamo la A. Perché la A è il femminile singolare, quindi persona A possiede Crazy Diamond,
E ci aiuta a trovare la seconda freccia in... Sì, perché siamo a casa di questa persona A. Allora, in pratica c'è sto coso che entra dalla finestra, ci colpisce, usa Crazy Diamond per far ricostruire la freccia. Troviamo il proprietario che ha la seconda freccia e quindi la prendiamo. Fine del sogno, perché questo è un pisolino breve. Il sogno successivo è l'8 e il 7 aprile, mi sembra. C'è Pollo. Pollo, che possiede Silver Chariot. Così. E sono a scuola. Ovviamente che Silver Chariot c'ha la spada, va. In pratica, da fuori dal monte, che è fuori dalla finestra che segue la scuola mia, fa. E ci colpisce. E mi colpisce a me. L'altra persona che ha, per non so che motivo, è nella scuola con me, usa il potere per far tornare indietro la spada dal Silver Chariot. Troviamo Poldo che ci dà la freccia. Poi torniamo a casa di A. Combattiamo contro Tasca Cactofor per qualche motivo mi è sconosciuto. Poi per qualche motivo si crea un buco nero. Poi, pum, mi sveglio, mi raddormento. E vedo chi ha fatto il buco nero, io, perché con il mio stand che è The World, che non sapevo che era The World, faccio una Kamehameha con lo stand. Il plasma da cui è composta l'onda energetica si condensa così tanto da collassare su se stesso e creare un buco nero intorno a quello che attacca Cotofor. Poi c'è il prossimo sogno che è sul 10 aprile. Sono a scuola, sto facendo una presentazione insieme al signor Mister su perché guardare Jojo. Poi arrivano i nemici completamente anonimi, anonimo nel senso di killer base di Seven. Ci sono sti nemici che hanno tutti l'appeso. Si combatte con essi, poi arriva il capo che è uno che ha di 4C, che si chiamerà SP Joker in questo momento. Combattimento questo qua, tutti insieme per combattere con tutti quelli nominati prima per combattere con di 4C. Combattimento fighissimo, stile Jujutsu Kaisen. 2 giorni dopo. Flashback, la scritta flashback, poi 24 marzo. A proposito, 24 marzo è la gita a Roma, mi sembra. Quindi, se volete andare a vedere quel video delle schede. Comunque, siamo alla città del Vaticano con mio amico che trova la terza freccia. Trova la terza freccia. Vabbè, la tocca, ottiene Golden Experience. Così, la tiene al sicuro finché non me la dà dopo il combattimento con D4C. Poi, il sogno successivo, una visione del futuro. Praticamente, eravamo che era il 11 aprile, sì. Post forward 3 giugno, così c'è una persona che chiameremo Glob, perché ho visto Adventure Time, quello di Fiore Cake, quindi Glob sarà. Ottienimi, che è la persona che era entrata in stanza quando stavo combattendo con D4C il 5 aprile. Prende questa persona, viene colpita dalla freccia e sveglia Sir White Snake, così. Questa persona ottiene Mini Eleven, a Mini Eleven sta distruggendo l'universo, quindi improvviso flashback. È il 5 aprile. Questa persona viene colpita dalla freccia, poi di nuovo post forward 3 giugno, un altro, credo sia una femmina, sì, a King Crimson, cos'è caso, aiuta a far controllare Mini Eleven a Glob, fine del sogno. Poi giorno dopo dell'attacco di D4C, essendo che non avevo finito la presentazione, me la fanno rifare, che buco di culo di merda, li ho salvati, no, mi fa rifare la presentazione. Un'altra persona, che credo sia sempre una donna, sblocca Heaven's Door completamente a caso. È la quarta freccia che viene lanciata da Tasca Cactofor, che era in un buco nero, che è scappato in un modo stranissimo usando la rotazione infinita, andando contro il buco nero, ma rimbalza per qualche motivo a me non conosciuto. E adesso, visto che sono già usciti 15 minuti di video così, parlando solo della prima, un terzo di tutto il sogno che è durato 2 mesi, diciamo che farò la parte 2. Vi saluto al prossimo video.